Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Pokémon Pocket ed oggi siamo con un nuovissimo deck e no, non fate battutacce sul nome del deck, anzi fatele pure tranquilli, fatele. Ragazzuoli, mi raccomando un bel mi piace a questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi sta piacendo il gioco, se vi stanno piacendo i miei video. Voglio ricordare che ho pubblicato anche già degli altri deck, ma soprattutto anche una guida completa al gioco, quindi mi raccomando recuperatevela. Detto questo, visto che hanno lanciato il nuovo evento PvP dove potete ottenere degli emblemi se ottenete fino ad un massimo di 45 vittorie con l'emblema diciamo dorato, ecco, io al day one vi voglio mostrare che effettivamente ho già messo su 25 vittorie, quindi con l'emblema argento, quindi siamo quasi insomma a più di metà strada, ecco, verso l'emblema oro, e ho fatto praticamente quasi tutto con questo deck, e cioè il deck Bora, ok? Ora, cosa ha di particolare questo deck? Ve ne avevo già parlato all'interno della guida completa, dove vi avevo consigliato di andare a spendere, insomma, le Glacier e tutto il resto nel pack di Mewtwo, perché lì avevate la possibilità di portarvi a casa principalmente Articuno insieme a Mewtwo, con cui potete mettere su praticamente un deck solo con lui. E di fatto vi voglio far vedere la decklist, perché come vedete è la seguente: doppio Articuno EX, fine, l'unico Pokémon giocante lui, per il resto sono tutte carte allenatore e carte strumento. Quindi abbiamo doppio Articuno EX, doppia pozione, doppia velocità X, doppia Pokéball, doppio Pokédex. Se volete lo potete anche sostituire con qualcos'altro, oppure potete fare la variante, quella che ho provata. Non vi faccio vedere in questo video perché la particolarità è che questo deck con Articuno può girare praticamente con solo lui e tutte carte allenatore. Ma c'è anche ad esempio una variante che stavo provando, in realtà onesto, con quella ho rankato un pochino di più, quella con Lapras EX, praticamente free to play, bellissimo, cioè stupendo. Però voglio farvi vedere questo deck particolare, quindi doppio cartel rosso, doppia ricerca accademica, doppia Misty, doppio Giovanni e doppia Sabrina. Raga, tutte carte allenatore più Articuno, e quindi andiamo un pochino a borare addosso a tutti quanti. Ci siamo, primo duello, trovato il nostro primo avversario, vediamo. Allora, inizia lui, va bene, non è un problema, anzi ci può anche andare meglio onestamente. Allora, il deck inizia in questo modo, ok? Quindi questa è la mano, tra virgolette, che noi dobbiamo sempre ambire ad avere. Ovviamente partiremo sempre con Articuno, ragazzi, perché è l'unico Pokémon che abbiamo a disposizione e quindi non possiamo non partire con lui. Il gioco ci darà sempre almeno un Articuno in mano, se non due. E poi dobbiamo ambire essenzialmente ad avere quanto prima Misty, ok? Ora, può essere che stiamo beccando, che abbiamo beccato o comunque un deck similissimo al nostro, quindi praticamente l'Articuno con solo Articuno e tutte carte allenatore, aiuto, eccetera, eccetera. Oppure potrebbe essere uno Starmicuno, potrebbe essere un Articuno più... oddio, ho già giocato un altro Articuno, mi sa che sta giocando tutti Articuno e tutte carte allenatore. Carte rosso, mi sa che abbiamo beccato un Mirror. E mi ha pure rovinato la mano perché mi ha fatto sparire Misty. Ok, l'abbiamo recuperata fortunatamente. Allora, guardate un attimo come funziona il tutto, e per farvi capire anche un po' la velocità, ovviamente dovete sculare, nel senso, anzi, non dovete sfigare, mettiamola così. Partendo noi per secondi, praticamente possiamo applicare l'energia, possiamo poi andare subito ad applicare Misty, ragazzi, immediatamente lo dovete fare questo, lanciare la moneta e cercare di far uscire... Oh, che goduria! E guardate qui, io praticamente subito al mio primo turno di Articuno, immediatamente, posso già subito lanciare un bellissimo Bora e gli possiamo borare addosso un bellissimo 80 più 10 sulla panca. Ora, lasciamo perdere perché comunque lui pure c'ha Articuno potenzialmente. Oddio, vediamo. In realtà sapete che questo non è... Sapete che questo non è l'Articuno che sto utilizzando io con solo strumenti e carte aiuto? Eh sì, è lo Starmicuno probabilmente questo. Vi ho portato già il video, teoricamente. Oddio, mi sa che sta uscendo proprio in questi minuti, perché lo sto, sto registrando praticamente... Sì, ok, perfetto, è appena, letteralmente appena uscito, raga. Cioè, vi giuro, guardate, vi faccio vedere sta cosa, Letteralmente appena uscito il video di Starmicuno, eccolo qui. Perfetto. Allora, a parte questo, top per il momento, peccato che non abbiamo pescato un altro Articuno, non abbiamo pescato una Pokéball, ma per il resto, ragazzi... Noi qui ci siamo portati già praticamente una kill a casa. Ora applico questa energia semplicemente perché è inutile non applicarla. E per il resto andiamo subito ad utilizzare un altro Bora. E come vedete, ragazzi, pronti via. Anche fossimo partiti noi, ecco, ci siamo guadagnati già due punti. Fossimo partiti noi turno 1
e avessimo avuto quindi Misty in mano e avessimo sculato, per dirvi, sul lancio della moneta tre testa di fila, raga, avremmo già potuto lanciare un Bora subito praticamente al turno 1. Quando diciamo che diciamo lo standard vuole che non si può lanciare comunque un attacco al turno 1, ok? Però con deck simili si può fare. Ecco, c'è questa possibilità. Ora, comunque dobbiamo cercare di pescare un attimino Benino, eh. Per esempio dobbiamo cercare di pescare quel cavolo di... o di Articuno oppure la Pokéball. Non l'abbiamo pescata, quindi diciamo che ci sta dicendo male. Usiamo il Pokédex e vediamo come pescheremo dopo, ma giusto per farci un'idea. Ecco, continuiamo a pescare male in realtà, quindi... Vabbè, vediamo. Allora, pozziamo, tanto raga, vi voglio dire, sti cavoli, pozziamoci del tutto. Dobbiamo andare praticamente avanti solo con questo Articuno, non ce lo vuole pescare un altro, quindi... Anzi, a sto punto spero veramente che questo utilizzi carte rosso da un momento all'altro. Quindi vai, dobbiamo andare con Articuno, raga. Dobbiamo andare drittissimi con Articuno, dobbiamo cercare di continuare a mettergli pressione a questo qui. Quindi già abbiamo fatto fuori uno... E dobbiamo continuare quindi ancora di Bora. Ora, io immagino che lui tolga questo Articuno di mezzo, ragazzi. Perché se non lo toglie è un folle. Va bene che tu mi fai 80, però dopo perdi praticamente. Io ti lancio Bora e l'abbiamo praticamente chiuso nel... Oh, ha fatto carte rosso. Fermi tutti che questa è una mossa che mi va a vantaggio. Carte rosso, Sabrina, ricerca accademica. Vabbè, diciamo che non ci è andato comunque benissimo. Come ipotizzavo, ha fatto il cambio con Starmie, quindi ok. Voi potenzialmente dovete immaginare che con questo deck potreste anche praticamente far finire una partita quasi instant. Questo perché, ad esempio, se il vostro avversario dovesse pescare male, quindi, ecco, per esempio, ha abbandonato. Questa è una cosa che, diciamo, potrebbe accadere spesso e volentieri. E cioè che talmente che gli mettete pressione all'avversario, diciamo che noi abbiamo sculato assolutamente, lui ha anche sfigato, perché... più o meno ci basavamo sullo stesso stratagemma, però io solo carte, allenatore, eccetera. Lui invece aveva qualcosina effettivamente da giocare, solo Starmicuno che ribadisco che ho portato. Lui ha sfigato, io ho sculato, è andata benissimo. Quindi avete visto quanto è stata veloce e tra virgolette immediata, quindi come partita e anche ambigua la precedente. Proviamocene a giocare un'altra, sperando di riuscire a mettere anche come backup, però attenzione, un altro Articuno, perché non possiamo campare praticamente sempre con un Articuno. Allora, effettivamente lo possiamo fare, perché l'avere il backup di Articuno praticamente ci viene dato dal o avere già un altro Articuno, oppure comunque dalla Pokéball essenzialmente, ok? Ora, questa partenza non è proprio top totale, è una mini partenza buona. Molto semplicemente perché noi... vabbè, ho utilizzato carte rosso, quindi ci toglie le carte. Quindi tutto resettato, tutto da rifare, perfetto. Abbiamo una Misty, quindi veramente spettacolare. Tocca a noi. Abbiamo carte il rosso. Possiamo applicare l'energia, quindi... Allora, io direi prima di tutto di andare a toglierci un attimo questi Pokédex. Quindi vediamo come pescheremo. Perfetto, pescheremo un altro Articuno, quindi abbiamo anche il backup. Teniamocelo un attimo questo Pokédex. Andiamo ad applicare subito Misty. Quindi speriamo di sculare. Boom, 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 boom. Perfetto, testa. Croce. Ok, ne abbiamo applicata solo una, ma abbiamo già subito praticamente la possibilità di lanciare una mossa di costo 2 al nostro primo turno essenzialmente, ok? Certo, non iniziavamo noi, però questo è il nostro primo turno e quindi andiamo subito all'attacco mettendo un bel 40 già di pressione sul Koffing avversario, che sicuramente diventa... È perfetto, e abbiamo fatto abbandonare anche questo. Ciao. Vabbè, come avete ben potuto vedere, ragazzi, dipende un po' da Misty. Se sculate Misty, diciamo che vi create un grandissimo vantaggio e soprattutto anche uno svantaggio mentale nel nemico, apparentemente, si viene a creare. Prossima partita, vai, Endurano niente. Altra partita, vai, inizia l'avversario, vediamo un pochino come va. Let's go. Iniziamo la lotta. Ok, un Sandshrew. E... allora, se lui non pesca Pokémon. Vediamo, se lui non pesca Pokémon. Ok, pesca Pokémon, perfetto. Li pesca. Quindi lui sicuramente il backup ce l'ha. Sta pescando di tutto e di più. Non è ancora sereno. Cartel rosso, ti dico la verità, mi sta bene, mi sta benissimo questo cartel rosso. Ricerca cartel rosso, Pokéball. Va bene, Misty. Mannaggia la miseria, guarda. Va bene, allora, posizioniamo.
Pokéball. Ci posizioniamo anche noi il backup, quindi il salvataggio da parte dell'altro Articuno, che morti questi due, morti questi due, abbiamo finito la partita, a prescindere, finisce sempre la partita, quindi voglio dire. Peschiamo. Non abbiamo pescato Misty, cavolo. Cavolo, questo è un gran peccato, vedete? Questo ci rallenta tanto. Utilizziamo anche noi carte in rosso, vai. Siamo belli dritti. E qui dobbiamo saltare, visto che non possiamo fare niente. Allora, questa partita sicuramente sarà un pelino più lentuccia, forse. Vediamo, capiamo un attimo. Se riusciamo però a sculare una bella Misty dopo, gli mettiamo un bel po' di pressione, magari. Non si sa mai. Vediamo, allora, ci subiamo probabilmente questi 10 di danno che, onesto, non vedo che problemi possano causarci. Misty! E non peschiamo Misty, va bene. E allora, andiamo comunque ad applicare l'energia. Andiamo con ricerca avanzata. Ricerca accademica, perdona, non so perché ho detto ricerca avanzata. Questa Pokéball totalmente inutile ormai, non ci serve più una fava, quindi la togliamo e va bene così. Velocità X, non ci serve una fava, non possiamo fare niente, ragazzi. Quindi andiamo direttamente di ala gelata e iniziamo già subito a causare un pochino di dannetti. Poi, dal prossimo turno, iniziamo a fare cosa? A borare, per non dire quella cosa, e andiamo poi a setappare l'altro Articuno. Quindi una volta finito il setup del primo Articuno, praticamente si va a setappare l'altro, ok? Quindi essenzialmente funziona in questo modo. Perfetto, lui ha deciso di rovinarci un pochino i piani. È un problema questo, ma secondo me no. Se peschiamo Misty potrebbe non esserlo. Quante carte ci abbiamo? 9 carte. Sperando che la prossima sia Misty. Vediamo. 70, ok. Allora, vediamo un attimo quando peschiamo Misty. Perfetto, è la prossima carta e poi ce n'è pure un'altra, quindi... Buono, va bene così. Allora, noi potremmo fare una cosa, ragazzi. Potremmo pozzare questo Articuno. E potenzialmente, sapete che potremmo fare pure un'altra cosina? E io quasi quasi la farei. Gli potremmo rompere le scatole. Quindi noi ci pozziamo ancora una volta e rompiamogli le scatole, va. Altrimenti non le usiamo queste carte. Vai Sabrina, rompiamogli le scatole. Leva sto Senslash, leva. Non mi piace sto Senslash, leva. Quindi almeno lo obblighiamo, magari. Allora lui probabilmente qual è, potrebbe essere la mossa che potrebbe fare successivamente. Potrebbe piazzare un'energia su Cubone, fare velocità. No, utilizza ricerca, ok, però potrebbe ancora piazzare l'energia su Cubone, fare velocità, rimettere Senslash. Però vediamo se gli conviene questa cosa. Perché io poi potrei portare... Ecco qui, velocità, vediamo un attimo. Ah no, in realtà l'energia non gli serve manco a Cubone, lui direttamente può rimettere Senslash. Va bene. Bene così. Marowak, ok, va bene. E lui ci lancia questo 70 e noi automaticamente poi il Senslash ce lo portiamo a casa. Ok, va bene. Va bene così. Misty, ottimo. Allora, potenzialmente possiamo fare così. Poi possiamo fare così. Tanto, raga, cioè, ho perso questo Articuno e voglio di... Perso tutto. Non ci cambia niente. Andiamolo a mettere in panca, tanto, voglio di... ormai ha fatto quello che deve fare. Adesso dobbiamo solo boostarlo. Mettiamo questo qui e iniziamo già a portarci a casa qualche Pokémon. Quindi andiamo con Bora. E portiamoci a casa questo Senslash. Ora, io non so questo Marowak effettivamente come si muove contro di noi, ok? Contro il nostro Articuno. Però... secondo me ci metterà in difficoltà. Ah, oddio. Lancia due volte a me questa attacca. 80 ogni volta che esce testa. Allora, ok, è randomico. Cioè potrebbe tanto farci niente, tanto sbombarci malissimo. Ve lo dico. Però ok, c'è questo fattore randomico di Marowak. Ok, è da capire un attimo questo. È da capire un attimo. Ma che rifà? Di nuovo Senslash? No, ok, graffio di Senshuru, va bene. Va bene, quindi cerca di toglierci un pochino... Un pochino di HP. Abbandonato di nuovo. Ma basta abbandonare! Raga, non so che dirvi, stanno forfettando praticamente tutti, quindi... Boh, vabbè, manca a fa così, nel senso pensavo che andasse, cioè, partite veloci da ambo le parti, attenzione perché possono finire velocemente tanto per noi tanto anche per l'avversario se noi sfighiamo tantissimo. E intanto qui abbiamo mezzo sculato comunque la mano di partenza. Vi ripeto, è molto basato sulla fortuna, ragazzi, questo deck, tantissimo. Cioè se siete fortunatissimi andate perché spaccate.
siete sfigatissimi con Misty soprattutto, raga, cioè levate proprio sto deck di torno, perché non è proprio cosa. Ecco, vediamo questa partita un attimo come va. Allora, intanto abbiamo pescato benissimo, ragazzi. Abbiamo pescato tanto, tanto, tanto bene, perché ci abbiamo già messo il backup di Articuno. Possiamo già provare a fare un setup minimo con Misty, vediamo. Ecco, qui per esempio abbiamo sfigato malissimo, ma ci sta. Diciamo che in realtà, raga, ve lo dico, questa è la normalità più o meno del deck, eh? È questa qui. Cioè, dove non è che tu ad ogni singola partita, bomba, vai subito. Cioè, è forte, veramente forte questo come deck. Però è, tra virgolette, un deck forte ma normale. Nel senso, non è sballato come potete pensare che, boom, sparate subito ste bora, una continuazione come abbiamo fatto noi finora. Ok, abbiamo anche sculato tanto, se vogliamo. Però questa è più o meno la normalità. Lanciate Misty, boom, vi esce subito croce e, raga, vi blocca immediatamente la chain, praticamente. Allora, vediamo, carte rosso, no, non è inutile che andiamo a utilizzarlo. Misty, vai, di nuovo Misty su Articuno. Se sfighiamo qui, praticamente, raga, la partita, non vi dico che l'abbiamo automaticamente già persa, ma poco ci manca. Testa, testa, ok. Quantomeno abbiamo sculato due testa, quindi ottimo. Vi dico, se avessimo sfigato di nuovo Misty, ragazzi, qui sarebbe stato praticamente già da forfettare, vi dico. Cioè, ok, ce la saremmo giocata sicuramente, però, boys, insomma, vi dico, saremmo partiti... Ecco, piuttosto che crearci il vantaggio così, ci saremmo creati già un grosso svantaggio in questo modo. Intanto ci siamo portati comunque già a casa un Pokémon, quindi ottimo. Lui probabilmente adesso inizierà, lui c'ha già una bella situazione con addirittura doppio Pikachu EX, c'ha pure l'immersive, quindi... Ah, sto rosicando? Certo che sto rosicando, però vabbè. Allora, intanto ci siamo finiti il setup di un Articuno, adesso iniziamo il setup dell'altro. Noi comunque dobbiamo stare attenti perché lui ci farà... tanti danni, veramente tanti danni. E col prossimo attacco lui ci shotterà già il nostro Articuno. Però, raga, non possiamo fare altrimenti. Non abbiamo coperture e tutto il resto. Quindi, boys, più di attaccare con Bora e setupparci l'altro Articuno non possiamo fare. Ovvio che noi comunque ci abbiamo un punto. Possiamo un minimo permetterci di perdere certamente il nostro Articuno. Però dobbiamo shottargli Pikachu. Cioè, se noi gli shottiamo almeno un Pikachu, raga, è tutto inutile. Perché shottandogli un Pikachu, noi ci portiamo a casa gli altri due punti che ci servono a vincere la partita. E lui, se ci shotta, vabbè, mo ci shotta Articuno, quindi si fa due punti. Vediamo che si inventa, vediamo che si inventa. Lui deve cercare assolutamente di non perdere questo Pikachu. Deve cercare in qualsiasi modo di non perderlo. Però noi potenzialmente abbiamo buone possibilità, attenzione, ve lo dico, abbiamo buone possibilità. Ok, perfetto, come immaginavo cambia Pikachu. Come immaginavo. Però lui adesso può attaccarmi. Non mi ricordo, o ci ha piazzato l'energia su quest'altro Pikachu. Vediamo un attimo. No, ok, non può attaccarmi, perfetto. Quindi ancora posso continuare a pressarlo questo qui, raga. Si è messi bene, ve lo dico, si è messi abbastanza bene. Perché intanto iniziamo a piazzare un'altra energia su quest'altro Articuno. Lasciamo perdere tutta questa situazione, tutte le carte che abbiamo in mano. Pressiamolo, vai, 80, altri 80 di Bora così. E adesso vediamo lui che cosa si inventa. Lui comunque potrebbe già abbandonare la partita, secondo me. Però vediamo, io non credo che si possa inventare chissà che, raga, ve lo dico. Perché, vi ripeto, lui nel momento in cui ci shotta il nostro Articuno, si fa due punti. Ma noi poi dopo entriamo in campo e, raga, noi la kill ce la prendiamo per forza. Cioè, io non vedo come non riusciamo a prenderci la kill. Ce la siamo presi, finita la partita. Quindi, come vedete, raga, è un deck veramente forte questo qui. Nonostante il Pikachu, nonostante questo fosse messo veramente bene, però noi ci possiamo creare quel grande vantaggio se sculiamo per bene con Misty, raga. Qui c'è ben poco da dire, ben poco da fare. Infatti ha abbandonato direttamente lui. Però vi posso dire, io non abbandonerei. Cioè, nel senso, nel momento in cui stai vedendo la partita praticamente sfuggire di mano, ma cavolo, gioca. Cioè, tanto che cavolo ti frega, ti pigli... bastava soltanto che gli lanciassi un attacco. Lui perdeva la partita e quantomeno si pigliava 15 di esperienza, insomma. Cioè, te li pigliavi con 15 di esperienza invece di forfettare e di non prenderti niente. Ragazzi, comunque, questo qui era il deck... Bora, ok, il deck Bora. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Quindi essenzialmente basato su, sì, questo ala gelata eccetera, eccetera, ma principalmente su questo lanciare Bora quanto prima possibile, in modo da pressare tantissimo gli avversari. E poi la particolarità incredibile di questo deck, che giocate letteralmente solo e soltanto con due Articuno EX, quindi è molto economico.
Perché una volta che avete trovato due Articuno EX, praticamente dovete solo e soltanto procurarvi nelle altre buste, insomma, o le carte allenatore, aiuto, eccetera, oppure ve le comprate direttamente con i punti boost, ok? Ragazzi, detto questo, mi piace, commentate, iscrivetevi, condividete, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo deck. E se ne volete altri, io posso ancora portarvi il Blastoise, posso ancora portarvi il Charizard, posso portarvi un po' di cosine, quindi fatemelo sapere. Detto questo, noi ci vediamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.